In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma, come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?» Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte». Ci spostiamo sulla cartina geografica da Betania a Gerusalemme, da casa di Lazzaro, Maria e Marta, al Cenacolo, la casa dei discepoli. Pochi sono i chilometri di distanza, ma un abisso di emozioni li separano rispetto alla missione di Gesù. Rientrare a Gerusalemme equivale a dire condanna a morte. Gesù è consapevole di ciò. A Betania lascia l'amicizia di Lazzaro, la tenera compagnia di Marta, le lacrime consolatrici di Maria. Maria, ricordiamocelo, anticipa con il gesto del balsamo sul corpo di Gesù la sua sepoltura, cioè coglie con lucidità che Gesù morirà a breve e piange in anticipo la sua morte. A Gerusalemme, nel Cenacolo, invece, Gesù è con un gruppo di uomini inconsapevoli e testardi che, prima di riconoscere ciò che stava accadendo, dovranno toccare con mano il fallimento al canto del gallo. Solo allora piangeranno con Pietro nel giardino. Eppure nel Cenacolo, nella notte del tradimento, che Gesù compie il gesto di donazione più potente della storia, l'Eucaristia. In quella casa di Gerusalemme, Gesù, prima di essere consegnato alle guardie, si consegna lui stesso agli uomini e lo fa per sempre. Lo fa con quella magia perenne che è l'Eucaristia. Con il pane che riceviamo ogni domenica, siamo certi di avere con noi quel Gesù che si è legato a noi per sempre. Eppure quella sera nel Cenacolo non deve essere stato facile per Gesù compiere il suo atto di amore. Non deve essere stato facile sparare a freddo quella frase orribile: «Uno di voi mi tradirà». Solo Giovanni trova l'audacia della confidenza e chiede al suo maestro chi sarà. Pietro invece non ne ha il coraggio e i suoi meccanismi di difesa si spostano verso la presunzione di voler risolvere tutto ad ogni costo. Adesso basta con gli scherzi, sembrerebbe dire Gesù di fronte agli atteggiamenti bambineschi dei suoi discepoli. E con molta chiarezza e severità ammonisce Pietro rimandandolo al canto del gallo. È proprio stonato l'ardire di Pietro in questo momento così solenne
e un continuo musicare note stonate nell'apice della sinfonia della storia della salvezza. Questa notte è solo tua, Gesù. Non è tempo per noi uomini fragili e vigliacchi. Fai pure tu, Signore, fai tutto tu. Sei solo tu che vincerai questa sfida. E quello che è incredibile è che la vincerai per noi inetti e ingrati, incapaci di un solo gesto di amore gratuito. Signore, quanto sei grande, quanto ci ami. Che notte questa notte. Ti consegni agli uomini, alla loro meschinità, alla loro brutalità, alla loro ingiustizia. Signore, in questa notte fai tutto tu. Quando il gioco si fa duro, tu solo puoi giocare. Tu sei l'unico che può far tutto questo, è notte. Tu entri nel regno delle tenebre, nel giaciglio del leone, nella tana di Satana. Noi ce ne stiamo lontani, tutto è buio per noi. Tu ci entri come agnello mansueto, non c'è accenno di rabbia in te, né di vendetta. Quanto vorrebbe il demonio vederti sprizzare odio contro i tuoi accusatori, ma tu non lo fai. Tutto in te dice pace, serenità, perdono. Neppure cedi alla stonatura del tuo figlio Pietro. Grazie Gesù perché ci ami. Grazie perché il tuo amore non è teoria, ma azione silenziosa. Tu taci e così vinci. Entrando nella tana di colui che ci tiene prigioniere, liberi tutti. È un tana libera tutti. Questa volta definitivo. Grazie Gesù.